Grazie Presidente. Innanzitutto una breve considerazione tecnica sulla sussistenza del fumus così come ci è stata prospettata nella relazione di maggioranza. Una relazione in cui sostanzialmente si sostiene per un verso l'inattendibilità del principale test d'accusa Viscione e la parzialità di un trattamento che sarebbe riservato al parlamentare. Sotto il profilo dell'inattendibilità direi che è assolutamente contraddetta questa tesi dalle argomentazioni complete dell'ordinanza del GIP che fanno riferimento ai due noti elementi dell'attendibilità intrinseca ma soprattutto alla cosiddetta attendibilità estrinseca della chiamata di correo che è assolutamente comprovata nella sussistenza di documenti e di dichiarazioni varie, vedi per tutte i gioielliere Laurenti e il gioielliere di Capri. E vorrei dire che la non sussistenza del fumus da noi sostenuta è appunto alternativa alla tesi di maggioranza e fa riferimento a un fumus che dobbiamo valutarlo in relazione alla fase delle indagini preliminari, che dovrà appunto qui non tanto come una prova di responsabilità, ma come una sussistenza di elementi per poter poi appunto sostenere il giudizio e sostenere la fondatezza della la richiesta di appunto di arresto. Però vorrei andare direttamente alla questione del fumus. Noi molto spesso ormai discutiamo sul fatto che non si parla di fumus ma si parla d'altro e quindi tendiamo noi a richiamare alla questione del fumus. In realtà l'idea che mi sono fatta è che c'è una percezione completamente diversa e che fa riferimento a un'ideologia diversa, a una cultura politica diversa di cosa si intende per fumus. Cioè nella relazione di maggioranza, questa volta come anche in passato, si usa il fumus per sostenere che la politica, o meglio direi il potere, non è sottoposto e non si deve sottoporre alcuna regola, non si fa processare, non passa attraverso le verifiche e le garanzie del processo, usa le prerogative e le garanzie istituzionali come tecnica difensiva processuale, fuori dal processo, in alternativa al processo, sostanzialmente delegittimando il processo, e riprova che si rivendica come non solo legittima, opportuna, il fatto di argomentare la difesa nel merito in queste sedi e non ad esempio nel tribunale, avanti il tribunale degli esame. Non è questo il fumus a cui avevano pensato i padri costituenti. Non si può sovrapporre un potere, quello dell'assemblea legislativa, a quello della giurisdizione, senza incorrere nel privilegio. E questa non è, colleghi, difesa del Parlamento. Voi vi arroccate in una falsa difesa del Parlamento, dando così un'immagine di una politica delegittimata, sotto assedio. Questa non è la politica in cui ci riconosciamo, in cui si riconoscono i cittadini, gli elettori, anche gli elettori dei colleghi della Lega, che non so cosa avranno pensato leggendo i giornali questa mattina. Oggi più che mai c'è bisogno di credibilità e di solidità della politica e delle istituzioni. Ma infine, cos'è il rifiuto di sottoporsi alla normale procedura del processo, al processo? Non è certamente la politica in rappresentanza del popolo, detto per inciso noi preferiremo parlare di cittadini. È l'affermazione dell'arroganza, della prepotenza del potere, dove i cittadini sono tornati a essere sudditi e chi governa è tornato ad essere chi comanda. Qualcosa di molto diverso dalle parole di libertà a cui molto spesso e a sproposito vi appellate. Con il voto contrario a questa relazione di maggioranza noi vogliamo riaffermare ancora una volta il ruolo del Parlamento nella difesa della rappresentanza dei cittadini e delle istituzioni democratiche e repubblicane. Grazie, onorevole Rossomando.